Dottor Contoli, cosa sappiamo oggi della BPCO? Ci spiega anche un po' che cosa significa questo termine e qual è oggi il paziente tipico che soffre di questa malattia? Sì, grazie. Dunque, la BPCO per definizione è una patologia cronica, quindi è una patologia che pesa sulle spalle del paziente per molti anni. È una patologia respiratoria, ovviamente, caratterizzata fondamentalmente da un'ostruzione al flusso aereo. Il paziente fa fatica a svuotarsi completamente i polmoni rimangono iperinsufflati d'aria. Questa fatica a svuotarsi i polmoni, questa patologia ostruttiva cronica è sostenuta anche da un'infiammazione a livello delle vie aeree e anche a livello sistemico del paziente con BPCO. Il paziente con BPCO è un paziente per definizione anche questo complesso, che presenta sì la patologia dal punto di vista respiratorio, che sta nella definizione stessa della patologia, ma presenta anche tutta una serie di cosiddette comorbidità, cioè di altre patologie che non necessariamente interessano l'apparato respiratorio, penso all'ipertensione, penso all'osteoporosi, spesso è presente anche il diabete, che nel loro insieme contribuiscono alla severità totale del paziente. Quali sono oggi i problemi che più frequentemente il clinico riscontra nella gestione del paziente con BPCO, sia in termini di diagnostica, quindi di riconoscere la malattia, sia sotto il profilo della cura e soprattutto di mantenere una cura che deve durare a lungo? Sì, certo. Anche questo è un problema fondamentale. La BPCO abbiamo detto che è una malattia cronica, è una malattia ad altissima prevalenza nei paesi occidentali, spesso legata al fumo, ed è una malattia che ancora purtroppo oggi soffre molto di problemi diagnostici. Fare diagnosi di BPCO vuol dire sottoporre il paziente a un esame molto semplice, non invasivo, riproducibile, che si chiama spirometria. Stando alla definizione della BPCO, senza spirometria oggi non possiamo parlare di BPCO, perché è proprio intrinseco nella definizione di BPCO, è una malattia ostruttiva. Per documentare l'ostruzione bisogna fare la spirometria. Quindi io credo che il primo problema che un clinico deve affrontare è fare la diagnosi, cioè sottoporre il paziente a un adeguato test funzionale respiratorio, che può identificare il difetto e quindi candidare il paziente a un adeguato trattamento. L'altro problema enorme, come il problema di tutte le patologie croniche che interessano non solo l'apparato respiratorio, è il trattamento. Un trattamento che deve essere fatto per moltissimi anni e quindi ha grossi problemi in termini di compliance, di aderenza al trattamento. I dati in real life, cioè i dati nella vita vera, gli studi condotti nella vita vera, dicono che l'aderenza al trattamento cronicamente è molto bassa, 25-30%, non di più di così, che è un dato che, tutta la verità, è simile anche ad altre patologie nell'apparato non respiratorio, ma cardiocircolatorio. Quindi io direi che il primo problema fondamentalmente è porre una diagnosi corretta, la seconda, quindi con la diagnosi corretta si può impostare un adeguato trattamento e fare in modo che il paziente faccia il trattamento. I dati sono solidi, dicono che se il paziente fa il trattamento, pur essendo una malattia irreversibile e cronica, però può essere adeguatamente trattato e avere notevoli benefici dal punto di vista clinico. Ecco, quali sono secondo lei le sfide che voi pneumologi dovete trovarvi ad affrontare nel prossimo futuro quando si parla di BPCO? Guardi, la sfida è molto semplice. La sfida è trovare il trattamento giusto per il paziente con broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ci sono vari trattamenti possibili e attuabili, tutti hanno risposte più o meno importanti, direi tutti hanno una certa risposta. Consideri che questo è un momento topico per il campo respiratorio e topico per chi si occupa di BPCO. Nell'ultimo congresso di Monaco della Società Europea sono stati contatti 14 nuovi farmaci che da qui a 2 anni entreranno sul mercato, che sono, diciamo così, combinazioni di farmaci già esistenti in passato, nuovi device, quindi nuovi strumenti che vengono utilizzati per somministrare il farmaco stesso al paziente. La sfida dello pneumologo e di chi si occupa di queste cose sarà identificare il paziente giusto per il farmaco giusto.